I troll sono pericolosi. Ciao, faccio questo video per parlare di troll e della loro pericolosità. Comincio citando questa ricerca accademica canadese dal titolo "I troll si vogliono solo divertire", ma in realtà, come mostra lo studio, hanno una personalità fortemente disturbata, affetta da diverse psicopatologie, in particolare il sadismo. Sadismo patologico, e chi cade nella trappola di uno più troll rischia davvero. Per cui, se conosci qualcuno che si avvicina a internet per la prima volta, gli puoi dare un buon consiglio dicendogli di non dare da mangiare ai troll, cioè di ignorarli. C'è poi chi si spinge a denunciare le loro malefatte ai gestori dei siti dove imperversano, ma questo è già oltre. Purtroppo le ricerche sul fenomeno sono poche, il che lo rende ancora più pericoloso e subdolo, come subdoli sono i troll e anche la frequenza della loro attività, che non è limitata nel tempo, ma è appunto estesa, se non quotidiana, e il loro luogo virtuale preferito è Facebook, meta adorata da tutti i bulli virtuali. Anche se poi ci sono pure altre reti e siti che vengono infestati dai troll. In rete ci sono diverse pagine che ne parlano, come sempre non tutte accurate. Qui mostro la pagina inglese di Wikipedia, che è particolarmente estesa e va a esplorare diversi aspetti del fenomeno, tra cui il fatto che i troll siano comparsi sin dagli inizi della rete, cioè negli anni 90, che siano anonimi e quindi si sentano spavaldi perché attaccano persone che non conoscono, mentre nella realtà non compierebbero mai simili azioni, soprattutto a danno di individui a loro noti. L'obiettivo di un troll è di creare scompiglio in internet e quindi di minarne le potenzialità. Per questo, come indica Wikipedia, c'è un uso anche politico dei troll. Ma quello che mi preme evidenziare di più in questa pagina è che i troll siano ovunque nel mondo. Non sono solo americani, non sono solo europei, ma sono appunto ovunque. Cosa li muove? Il divertimento per loro, ma sicuramente una grande insoddisfazione per il loro tipo di vita, per cui probabilmente, essendo stati attaccati a loro volta nella vita reale, si rifanno nella vita virtuale, come questo Derrick Notefish. Derrick era l'ispettore dei telefilm e quando è morto l'attore che lo impersonava si è scoperto che era nazista. Questo Derrick qui dice "I'm back", sono tornato perché diversi video gli erano stati bloccati da YouTube, nonostante abbia migliaia di seguaci, di followers e anche diversi colleghi, i cosiddetti bad guys. Il suo obiettivo preferito è Second Life. Io me lo sono trovato una volta fuori dalla mia casa virtuale, ma siccome ero da solo e non facevo nulla, se n'è andato via senza attaccarmi perché non poteva. E oltre a lui c'è una sua fan sfegatata, una ragazza, Lavender Storydell, che girava in Second Life con una mela al posto della testa, che si diverte su Second Life, ma anche su altri giochi, giochi multigiocatore, attaccando per esempio le fidanzate oppure le donne che aspirano ad avere dei figli. Non sto a spiegare la cosa, ma comunque non so cosa renda poco soddisfacente la sua vita, perché si spinga a fare questo. Termino con la lettera di un ragazzo che, accorgendosi che la propria attività di troll probabilmente non sia sanissima, chiede aiuto e esce fuori raccontando un po' quello che fa, cioè che tutte le sere si mette a
fare il troll, preferendo YouTube, preferendo le ragazze, non a caso, attaccandole nel loro aspetto, nella loro intelligenza e a volte accusandole di essere lesbiche. Spesso penso che ci sia una proiezione da parte dei troll, per cui i problemi che loro non risolvono li scagliano contro gli altri, quindi l'omofobia la dice lunga sul loro malessere, sulla mancata accettazione delle proprie attitudini. È bella poi la risposta che dà la psicologa in questa pagina, che gli consiglia, facendogli presente che le persone nel mondo virtuale sono comunque persone vere, con le proprie passioni, i sentimenti, i propri amori, e quindi gli suggerisce di trovarsi una brava terapeuta, un buon terapeuta. Io mi scuso se il video è sfocato, me ne sono accorto alla fine, probabilmente perché ho usato Record My Desktop a schermo intero e purtroppo il risultato è questo, ma spero che il video ti sia piaciuto. Ciao!